Sempre c'è questo problema. Non possiamo accettare in modo acritico un festeggiamento di un'Europa che sta distruggendo i popoli europei. Noi abbiamo rispetto per chi è dentro, per chi sta parlando, però non possiamo accettare di un'Europa che guarda l'interesse delle grandi lobby, delle grandi banche, sta uccidendo la nostra economia e sta lasciando per strada lavoratori. Per l'uscita dall'euro? Certo, certo. L'abbiamo strutturato, ma non solo noi. Abbiamo, e guardi, non è ovviamente né Ferghini né Salvini, abbiamo economisti, premi Nobel che hanno detto che bisogna uscire dall'euro. È un piano strutturato, siamo gli unici che lo diciamo con chiarezza e sono convinto che molte persone verranno dalla nostra perché, ripeto, è una via obbligata. Per uscire dall'euro? Ma non è alternativa, è la via obbligata. Non ci sono alternative. Guardate le economie di tutti i paesi europei al di fuori della Germania o dei paesi che non sono dell'area tedesca. Sono economie in depressione. Noi ne siamo l'esempio come l'Italia, ma guardiamo la Spagna, la Francia, ovviamente per non parlare della Grecia. O noi capiamo che quella è la direzione obbligata, non sarà una scelta, e abbiamo la responsabilità già di capire cosa potrà succedere, mettere in campo le soluzioni possibili, altrimenti semplicemente subiremo l'uscita dall'euro. Noi sentiamo il dovere, non soltanto il diritto, ma il dovere di dire no. E dobbiamo dire che chi sta in questi giorni con festoni, manifestazioni e grandi eventi festeggiando questa Europa sono quelli che hanno tradito l'ideale europeo, l'ideale per cui l'Europa è stata fondata. Hanno tradito i popoli europei e hanno spostato l'interesse europeo verso l'interesse dei grandi lobby, delle grandi banche e dei grandi poteri finanziari. Noi vorremmo semplicemente dei rappresentanti del popolo che guardino al popolo che dovrebbero rappresentare.